Ciao a tutti, ecco il porta pianta può essere usato sia per le piante sia per le kokedama, quindi quelle senza vaso, soltanto con è la palla di terra con le radici, per cui si mette qui dentro senza un vaso. Allora, ci sono alcune cose da considerare perché questo è un modello che fa solo da porta pianta, quindi ricordatevi ovviamente che voi dovete mettere anche il sottovaso, non solo il vaso, perché sennò quando la bagnate poi l'acqua scende. Ci sono altri modelli invece che al posto di avere soltanto questa parte hanno proprio un vaso più grande, per cui voi in questo vaso ci appoggiate al suo interno la vostra pianta con il vaso e quindi rimane un pochino più pulita. Qui da considerare anche la dimensione, perché vi faccio vedere, qui c'è un'orchidea, come vedete molto piccola come dimensione del vaso, però fa quasi già fatica a rimanere dentro, perché vi faccio vedere, tirandola su, vedete che grosso modo l'ha già presa tutta, quindi questa può portare con sé una pianta davvero piccola, con una dimensione davvero piccola. Adesso non so precisamente quanto è questo vaso, però questa è la mia mano, quindi considerate che è un vaso davvero davvero mini. Quindi se avete una pianta grande questo non va assolutamente bene. In più, come avete visto, con l'orchidea o comunque con qualsiasi pianta fa un po' fatica perché va a toccare i fiori. Quindi anche questo è da considerare quando la comprate, perché se avete l'edera che scende giù a posto, se invece avete una pianta che viene in altezza, allora forse non è la cosa migliore per voi. Ciao!